Vediamo se non quanto d'ora perché cerco di risolvere i problemi, ma almeno ci arriva qualche condizione. Intanto sgombro il campo da un cartello che fortunatamente non è a carico del Ministro della Giustizia, che è la giustizia amministrativa, che è a carico del Ministro della Funzione Pubblica, quindi quella la metto da parte, anche se sono io l'autore di un piccolo comma legislativo che ha risolto tanti problemi, perché per le opere pubbliche la legge obiettivo io ho scritto ed è legge ancora oggi che anche in caso sospensiva i lavori vanno avanti, perché vede avvocato, è vero che costa molto rivolgersi alla giustizia amministrativa, ma perché abbiamo dovuto mettere questo piccolo emendamento, questo piccolo comma e anche aumentare un po' penso io il colpevole dell'aumento del contributo unificato, e di questo non fu Frattini, ma l'abbiamo fatto di comune accordo. Perché? Perché una volta, credo che nelle gare diciamo più basse, ancora oggi corrono in 10, uno vince e gli altri 9 ricorrono al TAR. Non è possibile, ragazzi. C'è un costume che in qualche modo va assolutamente fermato. Abbiamo cercato di fermarlo alzando un pochino il costo della giustizia, che tra l'altro costa molto, e quindi è anche giusto che chi ricorre alla giustizia debba comunque contribuire, e dall'altra avendo messo questa norma che è servita a non fermare tante opere importanti. Chiudo qui con la questione della giustizia amministrativa, che ripeto, fortunatamente non è a carico del Ministro della Giustizia. Intanto devo dire una cosa, che ogni tanto mi invitano a serate come queste. Io dico, ragazzi, sono passati 13 anni e credo 7-8 ministri della giustizia, molti esimi avvocati, ma anche rendo noto, io fui dileggiato da molti perché ero un povero ingegnere, ce n'è stato uno ultimamente che era geometra, nulla togliendo il geometra ovviamente, ma nessuno ha avuto nulla da dire. La differenza qual era? Che l'ingegnere era di destra, il geometra di sinistra, quindi l'ingegnere non andava bene, ma il geometra sì. Ma dico, sono passati tanti anni, tanti ministri, però vengo, e dico, sarò obsoleto, non lo so da dire, ma il mondo è cambiato, pensate a internet. Nel 2006 non c'era WhatsApp, non c'era Facebook, non c'era niente, non c'era, internet c'era ma cominciava diciamo così all'inizio, invece no, la giustizia è sempre quella, non è cambiato nulla. Sostanzialmente io ne vedo tre, uno che è stato ampiamente, diciamo che l'avvocato penalista che ha avuto tanti problemi molto interessanti che non siamo ufficiali, sono presi talmente tanti tutti importanti, vedremo cosa fare. L'avvocato che ha parlato della giustizia civile ha messo l'accento su una questione, lasciando perdere tecnicalità, soprattutto sulla lentezza. Ed è vero, quindi la lentezza della giustizia, sia civile che penale e anche amministrativa, diciamo. La seconda questione che qualsiasi ministro della giustizia ha di fronte anche oggi, come ieri, il sovraffollamento carcerario, che è un altro problema che è lì che non esce mai, e infine il terzo, che non può mancare, non lasciarlo evocare, anche se l'ha messo da parte, che è il rapporto con giustizia politica. Che sta diventando. Che è sempre stato un problema molto grosso in Italia. Se voi ci fate caso, moltissimi governi, sia nazionali che regionali, moltissimi sindaci di anche di importanti città, sono saltati non per sorgimenti di natura politica, ma perché sono stati colpiti dalla giustizia. Allora questo è un problema che esiste anche negli altri paesi, vedete adesso le guerre tra Trump e molti giudici federali, che però con questa patologia credo non siano mai venute alla luce se non Italia. Questo è legato a delle questioni ben precise che vediamo se la riusciremo magari a evocare. La lentezza. Si possono fare, allora, tanto da sgombrare il campo da una questione. Un processo brevissimo non esiste, anzi è esistito. Avete in mente i fasci vittori? Quelli che, va bene, adesso
però il fascio vittoriale da dove nasce? C'era il re di Roma che percorreva le campagne e i luoghi fuori da Roma o anche le vie di Roma, con dietro i vittori, con i fasci. Quando arrivava in un luogo dove doveva amministrare la giustizia, arrivavano quelli che si lamentavano di eventuali ingiustizie patite o subite, c'era un colpevole e il re, seduto a stante, decideva se era innocente o lasciava andare. Se era colpevole, diciamo, di una colpa che lui definiva non troppo grave, tirava fuori una verga dal fascio di toro, gli dava un po' di legnate e lo lasciava andare, se la colpa era grave, tirava fuori la scura e gli tagliava la testa. Giustizia velocissima, però che forse avrà creato qualche volo giudiziario. Quindi è chiaro che oggi in una realtà, una società così sofisticata come la nostra, dove abbiamo millenni di pensiero filosofico, giuridico, non possiamo più fare questa cosa. E allora vengono fuori dei meccanismi a garanzia del processo civile delle parti, un processo penale soprattutto dell'accusato, che devono essere ferri, perché c'è un principio che io ritengo assolutamente giusto e condivisibile, ragionando di giustizia, che è meglio un colpevole libero che un innocente in galera, e credo che su questo siamo tutti d'accordo. Allora è chiaro che si mettono in piedi i meccanismi che sono estremamente complessi. Quando vedete, molti di voi si ricorderanno il Perry Mason, giusto? Chi si ricorda il Perry Mason? Quando vedevate i processi per rimesso, ragazzi, lì erano i processi. È una sorta di preudienza che esiste dal common law, cioè nel sistema giuridico anglosassone, in cui si stabiliva se poi bisogna andare a processo o no. Questo perché? Perché in tutte le civiltà moderne e società moderne c'è questo problema che bisogna evitare il più possibile di andare a processo, perché il processo è comunque una questione lunga e complicata. Bene, cosa si può fare per accelerare il processo civile? Ma sicuramente, giustamente l'avvocato diceva, la telematica non ci risolve la lunghezza, però quantomeno ci fa fare meno fotocopie. Quindi se qualcuno di voi ha avuto l'avventura di andare in qualunque tribunale italiano, avrà montagne di fardoni ovunque, poi si perdono i processi, perché succede, è successo anche questo, non c'è più il fardone, non sa più cosa fare. La telematica sta cercando di mettere un po' di ordine in questa situazione. Abbiamo inventato, forse non funziona la mediazione, perché si è detto cerchiamo di far sì che anziché andare a processo uno media prima, si mette d'accordo, con in realtà gli italiani sono tutti giorni non si mettono mai d'accordo, quindi è diventato un altro grave giudizio. Ma il tema fondamentale, che è un tema peculiare italiano, è un altro. Tra processo civile e processi penali, ogni anno si riversano sul sistema giudiziario italiano 6 milioni di processi. Ragazzi, 6 milioni. Non so se provate a far mente locale a questo numero. In Italia abbiamo circa 10.000 giudici togati e altri più o meno 10.000 giudici onorari. Vuol dire che ognuno di questi ha addosso ogni anno 300 processi. Tra civili e penali. Anzi, lo sconto è sbagliato in difetto, perché è quello del PM, perché il PM non poi non fanno il processo, ma lo studiscono e basta. Quindi è chiaro che la prima i processi civili che si riversano ogni anno sul sistema italiano sono più di quelli tedeschi e francesi messi assieme. Allora è chiaro che bisogna sfoltire. Noi abbiamo trovato un sistema rotto, lo dico. Sono io il colpevole, tanto ormai non sono più ministro, non faccio più neanche le elezioni, posso dire la verità. Sono stato io che ho aumentato i contributi unificati. Quindi dico, vabbè, vuoi venire a processo? Paga, ragazzo. Quindi, in effetti forse qualche risultato abbiamo ottenuto. Per il processo penale, unico paese in Italia, c'è un tema fondamentale che è l'articolo 112 della Costituzione, che è l'obbligatorietà dell'azione penale. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi notizia di reato il giudice penale, il procuratore riceve, deve aprire
per qualsiasi boiata. Vi cito un fatto vero, reale, che è capitato a me. Io avevo un ufficio vicino all'aeroporto. Io stavo nell'ufficio e la brambilla veniva a casa con l'elicottero. Il Fatto Quotidiano fa un articolo attaccando la brambilla che veniva a casa in automobile, in treno, quello che voleva lei, veniva in elicottero. Un lettore del Fatto Quotidiano che sapeva che avevo l'ufficio lì mi denuncia al giudice e dice che anch'io usavo l'elicottero, cosa ovviamente non è vero. È stato aperto un fascicolo, perché il giudice ha l'obbligo di aprire il fascicolo. Quindi ogni anno noi abbiamo milioni di processi penali, che fini statistici, il processo contro Totò Riina, contro quella che ha fatto a pezzi con la povera ragazza, col processo che ho citato io adesso, è esattamente la stessa cosa, uno vale uno. E allora qui bisognerebbe in qualche modo tentare di intervenire, perché è chiaro che un magistrato penale, un procuratore che si occupa di penale deve occuparsi di cose importanti, non delle quisquilie o delle bagatelle. No, lui per Costituzione è obbligato ad aprire tutto. E allora lì ci sarebbero tante cose da dire, tante cose da fare. Consentitemi di dire una parola sola, perché altrimenti resta qua delle ore. Noi abbiamo una Costituzione che non funziona dal punto di vista della giustizia. È stata creata una Costituzione che ha dei problemi, che forse andava bene nel 48, con la situazione socio-economica politica dell'Italia di allora che usciva dalla guerra, ma oggi per un paese moderno non funziona più. Noi dovremmo ispirarci a tutte le democrazie estere, che non credo siano democrazie che siano in difetto rispetto alla nostra, non credo che ci sia una giustizia che non funziona, che soltanto la nostra funziona. Ma non esiste in nessuna parte del mondo, mi pare forse solo in Portogallo, in cui il PM è equiparato al giudice, lo diceva prima giustamente l'avvocato. Non esiste, non può esistere, perché altrimenti in qualche modo sono compari. Ma soprattutto un PM non può avere le stesse prerogative del giudice. La nostra Costituzione dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge, uguale, è solo un personaggio intoccabile. Nessuno mi può toccare. Per il giudice è giusto, perché il giudice deve giudicare, quindi nessuno può in qualche modo influenzare. Ma il PM è tutta un'altra partita. Se arriva un giovanotto di 30 anni, perché questo accade, che tu puoi diventare PM a 30 anni, e ti senti il padre eterno perché sei intoccabile per Costituzione, tu combini quei disastri di cui vediamo gli effetti tutti i giorni. Poi molti altri effetti non si vedono, perché poi c'è sempre una lotta, diciamo in questo caso di natura istituzionale, tra Parlamento e PM. A me è capitato di fare dei decreti, non il governo di cui appartenevo, di fare dei decreti al volo per impedire per esempio la chiusura di tutte le raffinerie di Priolo, perché una PM trentenne si era messa in mente che chiudeva tutto. Cioè, non è possibile. Non è assolutamente possibile. Allora, su questi temi bisogna intervenire. Chi ha la forza di intervenire? Fino adesso nessuno. Sicuramente non il nostro governo, dove c'era un Presidente del Consiglio che aveva la lotta al calo bianco con la magistratura, quindi qualsiasi cosa le facevamo, ci diceva che la facevamo per coprire qualche malefatto. E poi avevamo due partiti, l'UDC e AN, che diceva che la Costituzione non si tocca. Gli altri che sono venuti avanti, nessuno ha avuto a cuore questo problema. Oggi non parliamone, perché i grillini sono, per carità, legittimamente sono totalmente giustizialisti, poi vorrei parlare della prescrizione sociale. E quindi la prima cosa da fare per il processo, soprattutto quello penale, è rimettere mano alla Costituzione. Per rimettere mano al titolo 4 della nostra Costituzione ci vuole un governo fortissimo che duri almeno 10 anni, cioè 2 legislature, se no non ce la faremo e noi il problema della giustizia lo risolveremo mai. Questo almeno è la mia opinione alla luce ormai di 20 anni di esperienza su questo tema. Poi ripeto, poi sono subentrati i miei avvocati, giuristi, magistrati, c'è stato Scotti,
qualcuno di voi si ricorda il ministro Scotti? Sì, no, non lo so. Scotti era un magistrato, in esercizio, ancora oggi fa il magistrato. L'hanno messo ministro della giustizia, ha risolto qualcosa? No. Quindi è veramente difficile, anzi impossibile con questa costituzione risolvere qualcosa. E quindi vedremo se nascerà in questo paese un governo così forte da poter avere la forza di cambiare, non dico tanto, ma almeno fare una separazione delle carriere, dove il PM faccia il PM e quindi faccia l'accusatore, ma separato dal giudice. Mi piacerebbe parlare di quello che sta succedendo adesso al Consiglio Superiore della Magistratura, dove sta succedendo la bomba atomica, ma non credo che avremo tempo. No, che veramente è molto interessante. Prima questione. Seconda questione, il sovraffollamento delle carceri. Noi abbiamo troppa gente in carcere? Dicono di sì, perché non ci stanno. È vero che noi abbiamo, quando sono arrivato io c'era circa 45.000 posti. Noi abbiamo dato vita alla costruzione di 4 nuovi penitenziari, quindi adesso i posti sono intorno a 55.000. Quindi dovremmo avere 55.000 detenuti. Se poi ce ne sono di più diventano sovraffollate le nostre carceri. Se noi avessimo in rapporto alla popolazione gli stessi detenuti che hanno gli Stati Uniti, dovremmo averne in carcere 400.000. Perché gli Stati Uniti hanno in carcere 2 milioni di detenuti, 2 milioni, sono 300 milioni. Allora noi abbiamo tanta gente in carcere, no? Tant'è vero che c'è il problema che lo conoscono tutti, viene arrestato un ladro, viene arrestato spacciatore, quello viene mai commissariato, però lo mollano. Perché? Come è stato risolto questo problema da sempre, dal 1952 in poi, del sovraffollamento delle carceri, periodicamente aprendo e lasciando libero la gente. Fino agli anni, avvocati, datemi un aiuto se ricordo bene, fino agli anni 80 con le amnistie e con gli indulti. Quindi la DC periodicamente, quando la pressione carceraria diventava troppo forte, faceva una bella amnistia, fuori tutti e buonanotte. Oggi, per motivi di natura tecnica costituzionale, che non sto qua a dirvi, non è più possibile fare amnistia o indulti, hanno fatto la legge svuota carcere, che sostanzialmente dice una cosa molto semplice: per i reati fino a 4 anni, c'è dentro un po' di tutto, i furti, aiutate di voi che siete penalizzati, lo spaccio di droga, spicciolo, eccetera, eccetera, non vai più in galera. Cioè non ci vai più, non è che vai ogni tanto, no, non vai proprio più. E quindi vengono fuori questi paradossi che c'è gente, ci sono i ladrupoli che vengono denunciati 40 volte, 35 volte. Che fare? Qui ci sarebbe un discorso estremamente complesso da fare, che non sto qua a tediarvi, però si potrebbe risolvere, ma anche qua ci vogliono anni. Secondo me, per mettere a posto, non è che lo dico per scusa mia, sono stato di 5 anni, ma per mettere a posto un po' di questione della giustizia in Italia ci vogliono due legislature. E noi abbiamo fatto delle cose interessanti, abbiamo fatto per esempio la riforma dell'ordinamento giudiziario, che a mio parere, ovviamente mio, era molto interessante, che avrebbe risolto qualche problema. Abbiamo perso le elezioni, è arrivato un altro governo, sono state tutte e quindi la cosa è diventata legge verso la fine del 2006, non è stata neanche applicata. Quindi per questo dico ci vogliono due legislature, una per fare le leggi, per fare le norme, l'altra per poterle applicare. Questo lo dico dal punto di vista tecnico, non poi ognuno faccia le leggi che vuole. E infine, lasciatemi dire due parole sul rapporto con la politica, perché questo è estremamente importante, estremamente importante. Allora qua bisogna distinguere molto bene le questioni. Intanto io sono uno di quelli che colpevolmente, lo dico, ha votato la riforma dell'articolo 68. Oggi che ho 20 anni in più non lo farei più. Perché? In un sistema democratico, questo chissà quanti l'hanno già sentito, credo tutti, la nostra democrazia, ma non soltanto la nostra, tutte le democrazie del mondo si basano su dei principi fondamentali che sono i cosiddetti principi di Montesquieu.
che sono sostanzialmente la separazione dei poteri. Cioè ogni democrazia si basa sui stessi principi, che sono: c'è un potere legislativo, che è il Parlamento che fa le leggi, c'è un potere esecutivo, che è il governo che le applica, e c'è un potere giudiziario che sorveglia che le leggi vengano applicate e castiga chi non le applica. Tutti i paesi occidentali che hanno una civiltà che tutto sommato ci soddisfa si basano su questo principio fondamentale. Perché i poteri devono essere separati? È molto semplice. Ammettiamo che non sono separati, che il Presidente del Consiglio comanda sui giudici. Il Presidente del Consiglio comincia a rubare, un giudice lo indaga, il Presidente del Consiglio licenzia il giudice che lo sta indagando, e gli dice, ovviamente non può essere, la magistratura deve essere indipendente. Però c'è il caso contrario. Io faccio una legge che al giudice non piace, mi accusa, mi condanna, mi mette in galera perché ho fatto una legge che lui non piaceva. Chiaro, non può funzionare così. Ergo, io, uomo di governo o uomo di Parlamento che fa le leggi, devo essere protetto da quei giudici che mi vogliono in qualche modo impedire che io faccia le leggi che a lui non piace e che la pensa diversamente da me. La nostra Costituzione, sotto questo punto di vista, fatta nel 48, era molto precisa e molto interessante, fatta, ricordiamoci, da comunisti e democristiani, quindi fatta da un arco di pensatori e di esponenti politici di tutto il quadro, ok? Non è che l'ha fatta soltanto una parte. E hanno messo tre punti fondamentali. Uno, ripeto, il titolo quarto, che riguarda tutta la giustizia, in cui dicono che i magistrati sono praticamente intoccabili da nessuno. Ripeto, il giudice è soggetto soltanto alla legge, quindi nessuno lo può toccare. Pensate, se arrivati al punto che non è soggetto neanche al proprio superiore. Non ci sono superiori. Dopo io vedo qualcuno di formente che funziona, ma lasciamo questo. Quindi non è soggetto a nessuno, neanche al magistrato suo superiore. Importantissimo questo fatto. Poi hanno messo l'articolo 68 della Costituzione, che riguarda i parlamentari, e dice: il parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni non può, questo è l'articolo originario, non può essere indagato dal giudice, a meno che non ci sia autorizzazione di chi? Del Parlamento, quindi il potere legislativo che è protetto dall'eventuale invadenza della magistratura. E infine il potere esecutivo, che dice esattamente la stessa cosa per i ministri, articolo 97. Se io attacco un ministro, non posso attaccarlo a diritto, no, viene costruito. Io non ho capito perché, se non è andata la stessa cosa dell'articolo 68, una frase. Viene istituito un tribunale speciale, particolare, che è il tribunale dei ministri, che si è fatto da tre magistrati estratti a sorte, che giudicheranno il ministro stesso, però sempre su diciamo votazione positiva del Parlamento, della Camera di appartenenza, ok? Quindi in questo modo la nostra Costituzione, che tutti dicono essere la più bella del mondo, ha creato degli scudi in modo che ciascun potere non potesse interferire sull'altro. E guardate che roba di tutti i giorni, perché il famoso caso di Salvini adesso, perché Salvini non è stato, diciamo, adesso indagato dai magistrati per sequestro di persone? È stato applicato l'articolo 97 e il Parlamento ha detto: no, voi Salvini lo lasciate stare, anche se ha portato la nave. Perché guarda caso, sarà il caso, no? Perché la giudice di sinistra, perché poi arriviamo lì, no? Perché poi la differenza è tra le idee politiche, perché i magistrati sono uomini, quel PM lì è di sinistra, è un dato storico, e guarda caso indaga Salvini. Quindi è stato messo questo scudo. Nel 1993, a seguito del Tangentopoli, perché la politica cosa ha fatto, molti parlamentari hanno approfittato, hanno detto: io ho l'immunità, quindi l'immunità non la uso per fare le leggi che intendo fare, non la uso per rubare, tanto se ho l'immunità nessuno può indagare.
è chiaro che il sistema è saltato. Quindi noi abbiamo votato il fatto che oggi invece un magistrato può indagare un parlamentare senza autorizzazione di nessuno, non lo può arrestare né perquisire, però lo può indagare. E qui veniamo a un punto fondamentale. Nel processo o procedimento, chiamiamolo come vogliamo, penale, ci sono varie fasi. La prima fase è l'indagine segreta. In questo momento tutti noi, perché nessuno mi pare che voglia l'autorità parlamentare, potrebbe essere indagato su risaputa. Occhio è che lo intercettano, voi non lo sapete, non è capitato più una volta. Perché? Perché il PM ha una notizia di reato, lo diceva la figlia di Giuseppe Ricotto, lo diceva anche Castelli, mi hanno indagato. Ovviamente non te lo dico che ti indagano, no? Perché se no uno può stare attento, perché poi adesso le indagini non sono, le intercettazioni, ovviamente ormai si indaga solo in quel modo lì, DNA negli omicidi, intercettazioni per gli altri reati. Quindi comincio a intercettarti e vedere cosa dice il telefono, che ovviamente non ti avviso. La legge dice una cosa molto banale, dice non è che puoi indagare uno sine die. Allora a seconda dei gradi di gravità del reato tu puoi indagare la gente per un certo periodo, di solito 6 mesi, può arrivare a 2 anni per reati molto gravi tipo mafia, prorogabili, ma comunque diciamo 6 mesi. Alla fine dei 6 mesi il magistrato deve trarre una conclusione, quindi l'essere indagato non significa minimamente che c'è un indizio di colpevolezza, questo deve essere fondamentale e ben chiaro a tutti. Semplicemente c'è un PM che dice vediamo se quello lì ha combinato qualcosa, ma può essere anche il santo quello lì, quindi non c'è nessuna l'unico fumus che c'è che ci può essere qualche notizia o qualche denuncia o qualcosa del genere, ma questo non implica minimamente che il tizio indagato sia colpevole, questo deve essere assolutamente chiaro. Dopo 6 mesi il PM ha 2 scelte, o archivia perché non trova nulla, o se trova qualcosa, cosa fa? Deve avvisare il tizio che è indagato, perché deve avere il modo di difendersi. E ecco qui il famoso avviso di garanzia, che si chiama di garanzia perché dovrebbe essere di garanzia del poveraccio che viene indagato, e che diventa invece il marchio dell'infamia. Tant'è vero il caso Siri, non perché è mio collega di partito, mi interessa, io sì, tra l'altro lo conosco anche poco, può essere o innocente o colpevole, questo non c'entra nulla, ma il semplice fatto che uno che sia indagato e quindi il magistrato stia vedendo se per caso ha fatto qualcosa o no, e questo si deve dimettere. Ma lo capite l'implicazione politica di questa cosa? L'implicazione politica è molto semplice: siccome nessuno può impedire di indagare chiunque, io magistrato, se il politico che indago si deve dimettere, il governo scelgo io. Semplice. Ci sono 10 ministri, 3 mi stanno simpatici, 7 no, i 7 li indago, si devono dimettere, sono 3 simpatici, gli altri non nominano altri ministri che sono simpatici. Il risultato qual è? La democrazia è finita. È finita, ragazzi, è finita la democrazia. Allora su questo punto bisogna essere assolutamente chiari. Assolutamente chiaro, purtroppo c'è una gran confusione che è anche giusto, perché sono delle questioni di natura tecnica, non sono così semplicemente percepibili. Diverso è il caso, sempre per stare nei miei compagni di partito, adesso di Rixi, perché Rixi è stato non soltanto indagato, è stato rinviato giudizio, è stato giudicato in primo grado, quindi per la Costituzione siamo sempre innocenti, ma comunque c'è un grado di giudizio che dice che è colpevole. Molto diverso, perché ripeto, là c'è un'indagine che può essere qualsiasi, di qui c'è un rinvio a giudizio e un processo, quindi a quel punto si può anche pensare che sotto questo punto di vista, se io voglio essere estremamente giustizialista, posso anche introdurre una legge del genere. Tant'è vero che non c'è nessuna legge, mai potrebbe essere, che sarebbe profondamente incostituzionale, che dice che se uno è indagato non può più stare, non può più avere una carica pubblica.
Però questo è il tema, e guarda caso è il tema che noi ci stiamo trascinando da 20 anni. Da 20 anni noi ci trasciniamo questo tema, da quando è nata Tangentopoli. E allora bisogna pur risolverlo prima o poi. Come si fa se non è a risolverlo? Una faticosissima opera culturale, cercare di far capire all'opinione pubblica che altro è essere indagati, altro è essere condannati in via provvisoria in primo grado, altro è essere condannati in via definitiva. Sempre per stare a caso Sirio, io vi lo dico chiaramente, tanto non è lui è stato condannato per. Non è stato condannato, è stato giudicato per bancarotta fraudolenta. Beh, io non ho bancarotta fraudolenta governo, no, anche a me, gli dico la verità. È chiaro che è una cosa un po' così imbarazzante, però è stato fatto e sono state fatte altre considerazioni. Finisco su un altro tema che è molto importante dal punto di vista politico, ogni tanto salta fuori, che è la prescrizione. Non so se è chiaro per tutti cos'è la prescrizione. Cioè, sostanzialmente questo vale solo per il processo penale, perché nel processo penale c'è lo Stato contro il cittadino. C'è un principio giuridico che vale in tutto il mondo, che non è che lo Stato ti può indagare per tutta la vita, un processo dopo processo per tutta la vita. E ergo una norma di normale civiltà giuridica che dice che in funzione della gravità del reato di cui tu vieni accusato, lo Stato ti può mettere sotto processo, però a un certo momento la deve finire. Cioè, quindi o si decide a condannarti in via definitiva, o assolverti in via definitiva, o se non processo legale. Che a me sembra una cosa assolutamente logica, se no altrimenti un giudice prende di mira un cittadino qualsiasi, lo tiene sotto processo tutta la vita, e poi alla fine si spara, perché non si può tenere una persona sotto processo tutta la vita. Bene, siamo al mostro giuridico che il mio ultimo successore, che è pure avvocato, per capire dove ha studiato, quindi, ha proposto una norma del genere, cioè la fine della prescrizione. Cioè tu puoi essere indagato, processato per tutta la vita, e ci sono dei magistrati molto importanti come Davigo che sostengono questa tesi. È un mostro giuridico, è un'ingiustizia totale. Credo che anche sotto questo punto di vista bisogna fare un po' di operazione di cultura presso l'opinione pubblica per far capire che veramente è una cosa selvaggia, perché come si fa a pensare di tenere un uomo tutta la vita sotto processo, tenendo presente una cosa, che questa norma vale per i reati più gravi, per i reati più previsti dal castro, effettivamente la prescrizione non c'è, però per i reati gravissimi. Ma se io ho rubato 19.000 euro, mi processi tutta la vita, mi processi giustamente, mi condanni se ritieni sono colpevole, però fallo in un arco di tempo e sia più o meno ragionevole. Guardate che non stiamo parlando di mesi, il termine minimo di prescrizione è 7 anni e mezzo, ma in molti casi diventa 15-20, in 20 anni avrò diritto di essere giudicato. Ecco, credo che questi siano i temi che erano sul tappeto ai miei tempi, lo sono ancora adesso, perché non sono ancora stati risolti, credo, in nessuna maniera. C'è solo un dato che mi conforta, che il numero di processi arretrati sta diminuendo. Questo comunque è un buon segno. Grazie.